a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, io come sempre copio i video degli altri. Vi linko il video di Ludovica, di Ludo Dreamer, su nelle schede, così lo potete recuperare. Quindi oggi libri di cui ho dimenticato la trama, ho dimenticato tutto quanto. Allora, partiamo subito con i libri di autori stranieri. Allora, partiamo subito con Piranha di Clive Cusser. Nonostante io abbia letto questo libro l'anno scorso e che mi è anche piaciuto in realtà, e avevo intenzione anche di comprare altri libri dello stesso autore, però mi sa che devo prima rileggere questo perché non mi ricordo assolutamente niente, o meglio, ricordo molto poco. Infatti racconta di questo pirata, diciamo tra virgolette, che deve salvare qualcosa, non so, deve recuperare, non mi ricordo cosa, in mezzo al mare deve viaggiare, insomma, ed è anche un personaggio molto importante, molto conosciuto, ma anche molto molto potente. Devo rileggerlo perché così non ricordo, cioè niente, non posso neanche dirvi qualcosa in più perché non me lo ricordo. Poi il prossimo libro è Nella mente dell'ipnotista di Lars Kepler, anche in questo caso l'ho letto 2 anni fa, un anno e mezzo fa più o meno, e volevo recuperare anche gli altri dello stesso autore, ma devo rileggere prima questo perché non mi ricordo assolutamente niente, non posso neanche raccontarvi la trama perché non me lo ricordo. E ricordo solo che c'è questo protagonista ipnotista che deve aiutare una persona attraverso l'ipnosi a riguardare un determinato fatto. Questo è quello che mi ricordo e basta. Poi, anche nel mio caso, come Ludovica, non ricordo niente assolutamente di Percy Jackson, degli eroi dell'Olimpo. Allora, lei aveva menzionato prima gli dei dell'Olimpo, però ci arriveremo. Allora, io in questo caso non ricordo niente, questo è il primo libro e non ricordo niente appunto dal primo al quinto. Forse perché non mi era piaciuto per niente, l'ho letto circa 3 anni fa, o 3-4 anni fa, e non so perché, non ancora io l'ho riletto, ma non penso che lo farò mai perché ricordo che non mi era piaciuto. Nel caso invece degli dei dell'Olimpo, sempre di Percy Jackson, io i primi due ricordo abbastanza. Invece dal terzo in poi, terzo, quarto e quinto, poco e niente. Ricordo solamente un evento che è meglio che non dico perché è spoiler. Comunque non mi posso dire niente di più di questi due libri perché non me lo ricordo. Poi passiamo a Un regalo da Tiffany di Melissa Hill. Questo libro l'ho letto anni fa, quando ero piccolina. Ricordo di più di quanto mi aspettassi in realtà. Racconta di questi due uomini che per Natale vogliono regalare qualcosa alla propria donna, però non si sa come e quando questi due regali si scambiano. Quindi queste due donne che non si conoscono, non si conoscono a vicenda, si ritrovano un regalo non suo. Adesso ricordo un intreccio, cosa era successo mentre questi due regali si scambiavano, però ecco, la mia memoria finisce qui e quindi, vabbè, non so se lo rileggerò, però ricordo che mi era piaciuto, quindi magari in un futuro prossimo, magari, al momento no. Poi passiamo a Il profumo del tè dell'amore di Fiona Neil. Di questo libro ricordo solamente l'inizio e vagamente una scena verso metà fine libro e racconta di un gruppo di amici che si ritrovano dopo tanti anni in questa casa in mezzo alle montagne, non lo so, in mezzo alla prateria, non ricordo bene. E cioè, questo è quello che mi ricordo. C'era uno che faceva il cuoco e due sposati, due coniugi che volevano cioè lei voleva un altro figlio, lui no, e quindi lui pretende si è andato a fare la disettomia senza pensare alla moglie, quindi ecco, questo mi ricordo, però anche questo l'ho letto anni e anni fa, quindi devo rileggere anche questo. Poi passiamo ai libri italiani, perché sì, cioè di autori italiani. Il primo è Niente di vero tranne gli occhi di Giorgio Faletti, di cui mi dispiace tantissimo non ricordare praticamente
più della metà delle cose. Ovviamente ricordo che la trama si concentra su un omicidio e quindi dovranno risolvere questo caso due agenti, un italiano e un americano, quindi si dovranno incontrare e risolvere il caso insieme. E ricordo la fine, in realtà, cioè chi è stato, mi ricordo, e però il resto no. Però diciamo che vorrei rileggerla perché ho letto anche recentemente Io uccido di Giorgio Faletti che mi è piaciuto tantissimo, l'ho amato dal primo all'ultimo e quindi, perché ricordo appunto che questo libro mi era piaciuto, quindi volevo recuperare tutti gli altri di Giorgio Faletti. Però questo che è il primo che ho letto e non me lo ricordo bene, quindi vorrei rileggere tantissimo e vedremo magari più avanti se vorrò, cioè se ci avrò il tempo. Peccato che ricordo che è stato. Ecco, però non fa niente, lo rileggiamo comunque. Poi, ultimo libro, secondo italiano e ultimo di questo video, è Cose che nessuno sa di Alessandro Lavergna. Un altro libro di cui mi dispiace non ricordare. Ricordo che racconta di questa Margherita che va a trovare la nonna, e la nonna praticamente è una saggia. E alla fine ricordo che c'è questa scena in cui ci sono la sua famiglia e la nonna in questa valle, in questo mare, in Sicilia, che guardano il mare. E basta, cioè è finito. Lei è molto timida, dovrà fare il primo superiore e quindi sta un po' in ansia, confusa, non sa che cosa deve fare. Che cosa mi è uscito a caso? Vabbè, scusate. Vabbè, niente, questo ricordo. Ebbene, questo video è finito. Non so se rileggerò alcuni di questi libri, altri sì, altri no, quando, boh, quando capiterà. E spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e ricordatevi del video che Ludovica ha fatto, che è praticamente uguale a questo, o meglio, simile. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!